La pietruzza, io la lascerei un attimo. Ah, aspetta, forse so dove siamo. Allora, so che forse questo è un po'... è un filo barare qui. Però, se ho capito dove siamo, quella pietra è giusto che l'abbiamo lasciata indietro. Cosa sei tu, una mummia? Ma perché no, giustamente. Ecco fatto. Andata la mummia e noi saliamo di livello. Allora, c'è un glitch stupidissimo che è stato scoperto per puro caso, che utilizza quella pietruzza lì. Dobbiamo avere Felix con ritirata e dobbiamo avere meno PP possibili. Dobbiamo consumarli del tutto. Voglio farla sta cosa perché vorrei che mi rimanesse all'interno della serie questa stronzata. Allora, noi da qui adesso dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire da qui e far consumare il più possibile PP a Felix. Solo che mi sa che l'uscita non è così facile da raggiungere. Ok, calmi un attimo. Proviamo a fare un po' di combattimenti con Felix cercando di sprecare il più possibile PP. Possiamo usare rovi su un solo nemico, che così li consumiamo di sicuro. D'accordo, Felix è 8 PP, ritirata costa 6. Ci siamo vicini. Siamo a 4. Vediamo se riesco a farlo funzionare. No, non ha funzionato. D'accordo, allunga solamente i tempi, non è un problema. Lo faremo più avanti. E per più avanti si intende una volta che avremo finito questa zona. Dunque, immagino di dover riattivare il mega cristallo che c'è lì nel mezzo. Quindi vediamo dove tutte queste porte ci porteranno. Perfetto, Jenna sale di livello, bravissima. Dunque, la 1, la 2 o la Tarae? Io scendo di qua. Qui si prosegue, qui si prosegue da questa direzione. Vediamo dove finiamo. Allora, vedo un po' di sassi, della sabbia e una martellata. E un martellone, vedo. Allora, dobbiamo arrivare da questo lato. Vediamo, di qua non si arriva. Proviamo a dare una martellata che magari... Ah, ecco dov'era l'inghippo. Vediamo se ci arriviamo. In teoria dovrei fare così, vediamo se è giusto. Vediamo, 1, 2, 3. No, questo cade. Questo vuol dire che dobbiamo tenerlo fermo. Ora dobbiamo abbassare anche questo. E questo non si dovrebbe alzare più. In teoria ci dovremmo essere. Vediamo. Tac. Ecco fatto. Ora attiviamo la pietruzza. Scataclunch. Ah, certo. Dannazione. Sempre una ce n'è. Sempre un modo per fregarti ce l'ha il gioco. Questo lo spostiamo di qua. Questo lo abbassiamo. Questo lo spostiamo qui. Questo lo spostiamo da questo lato e lo mettiamo oltre il pilone. E ora dovremmo esserci. Ale, finalmente. Di nuovo, turbine. Zoom. E via, finalmente ci siamo. E ora di nuovo pietruzza del vento. Turbine. E via. Ecco qua. Oh, è stato un giro fin troppo lungo. Passiamo oltre la sabbia e vediamo dove finiamo. Mi sembra di aver visto una cesta da qualche parte. Quindi spostiamo intanto questo di qua. E poi ci saliamo sopra. Saliamo qui. E finalmente si scende di sotto. Terzo livello. Ok. Ma giusto, non c'ho una mappa. Non posso vedere dove cacchio sono. Allora, getto d'aria, ovviamente. Vedi... fermo. C'è una lastra lì. Dobbiamo andarla a prendere. Dunque, fammi indovinare. Tac. Ecco. Ora, da questo lato invece... dobbiamo... siccome non mi fido, ho paura ci sia una folata di vento, la spostiamo così. No, strano. Ah, aspetta, fammi vedere se c'ho ragione. Proviamo a spostarla di qui, perché magari la folata di vento c'è davvero, ma da questo lato. Dunque, di qua dobbiamo scendere per spostare quello. Quindi se saliamo di qua dovremmo riuscire a girare dall'altro lato e poi spostare il tutto, vero? Ok, per un attimo ho avuto paura mi spostasse e mi buttasse di sotto. Ecco, infatti. Ah, però aspetta. Ora questo
Lo rispostiamo ovviamente con la magia. Tac. E passiamo di qua. Ora dobbiamo usare la pietruzza del vento, probabilmente da questo lato, vero? Io intanto questa la sposto qua in basso. Dunque, dobbiamo arrivare da questa parte se vogliamo attivare la pietruzza. Quindi questo credo sia uno shortcut, non ne sono sicuro, non ci giurerei. Però andiamo a controllare lo stesso. Esatto, era uno shortcut. Più che altro non capisco questo a cosa serva. Bah, ora che non c'è più l'aria, possiamo passare da questa parte. Ale, finalmente. Dunque, dove siamo? Di qua, perfetto. Siamo al terzo piano blu e immagino che la parte del blu la dobbiamo fare tutta al contrario, vero gioco? Turbiniamo da questo lato, vediamo se c'è qualcosa, se no turbino anche dall'altro. Esatto. Ok, quindi in questo caso abbiamo sti portoni rotanti giganti. Andiamo di qua e vediamo dove andiamo. C'è un'altra roccia che sicuramente, esatto, fa girare questo. Dunque, ora che questo è girato, noi dobbiamo fare il giro dall'alto, giusto? Esatto. Questo lo spostiamo di qua. Questo ora, esatto, passiamo da questo lato e proseguiamo. Mi piace l'effetto della corda che fa su e giù continuamente. E di qua proseguiamo. Livello 4 blu. Allora, qui c'è un forziere. Vediamo se possiamo già raggiungerlo. Perfetto. Vediamo cosa c'è dentro. Mi aspettavo un altro Mimic e sinceramente mi aspettavo qualcos'altro di meglio. Di nuovo corde, saltelli aggraziatissimi dall'altro lato. Ah, siamo sempre in questa zona ma nella parte più in basso, ok? Non abbiamo fatto chissà quale giro assurdo, insomma. Dunque, qui c'è la roccia. Però prima di attivarla, fammi vedere se... Ah, ok, no, scusami, ma non era girato da quel lato prima. Vabbè, la magia, la prestigibilizzazione. Ecco qua. Ma scusa un attimo, ma sono due parti diverse per caso? Eh sì, sono due parti diverse. Ah, sono scemo io allora. Quindi qua usiamo il turbine di nuovo. Tac, lo giriamo e ci passiamo sopra. Esatto, vai. Ora che siamo di qua, esatto, saliamo qui e andiamo sull'altra corda che ci porta avanti, giusto? Ci fa proseguire, se non fosse che ogni volta incontriamo qualcuno. Perfetto, Sara sale di livello, brava. Sbaglio, ci ha messo un po' a salire di livello. Vuoi vedere che forse avendo uno di meno ci vuole più punti esperienza per lei? Sarebbe un pelo una fregatura. Sarebbe un pelo una fregatura, perché Sara non deve rimanere indietro. Però, finalmente, in teoria... Allora, qui non c'è nulla. A meno che non dobbiamo usare il rivelazio su quella roccia, ma ne dubito. Finalmente, dicevo, siamo più in basso. Livello 6. Questo immagino sia il 7. E infine questo è l'8. Siamo arrivati a un mega cristallo blu. Attiviamolo. Felix tocca la pietra psicoenergetica. Tutta la squadra recupera PP. Vabbè, comodo. Te. Mi ricarico di nuovo a gratis. E se saliamo di qua, arriviamo finalmente al centro. Ok, mi serve attivare la pietruzza. E con questo siamo arrivati all'uscita, perfetto. Ok, in teoria ora che abbiamo sbloccato questa porta potremmo attivare il glitch. Bom, perfetto, ho un PP, meno di così non riesco a scendere al momento. Ok, rientriamo, vediamo se riesco a seguirlo passo per passo. Lui ritorna qua dentro, usa ritirata, non ha abbastanza PP, ritorna su e riappare qua. Perfetto, già ci siamo forse allora. Dai che forse riusciamo a farlo, aspetta. Forse riusciamo a farlo, aspetta. Ti prego, dimmi che riesco. Già non voglio rifare tutta sta roba, per carità. Però se riusciamo... Abbiamo 7 pp, non va bene, dobbiamo consumarli. Ok, ritirata, sì. Ha funzionato! La lama solare! La
Elena Solare! Ce l'abbiamo! Abbiamo la spada più forte, una delle spade più forti del gioco già inizio del gioco! 337 di attacco! Oh Gesù! Abbiamo una delle spade più forti del gioco già inizio gioco! Meraviglioso! Ora, ne vogliamo altre? Ritiriamoci per davvero questo giro, uscendo dalla parte giusta, che è esattamente questa porta. Io un altro salvataggio lo faccio. Che bello! Ovviamente dovremmo fare spazio però, quindi io direi di buttare via tutte le cose inutili. Si inizia. D'accordo, ho farmato le mie 5 spade. Allora, perché 5? Una ce la teniamo noi, una la teniamo nell'inventario, le altre 3 le vendiamo. Se hai più multipli di uno stesso oggetto unico, in teoria puoi riacquistarli tutti quanti. Eventualmente la pietra rimane qui, non ci sfugge di certo, non la userò mai quella pietra, la teniamo proprio pur solo per farmare anche soldi eventualmente. Cioè, metti caso, la spada ti danno 3000? Boh, sono 3000 spada, ti fai una decina di minuti in questa zona, ne hai già farmate 3-4. E con questo facciamo un salvataggio definitivo con le 5 spade. Fatto il salvataggio, riprendiamo da dove abbiamo lasciato il tutto. Ovviamente Felix adesso è a 0 pp, gliele andiamo a ricaricare. Come ho detto, quella pietra psicoenergetica noi la lasciamo là. Metti caso che mi viene voglia di tornare, la rifarmiamo e via, proseguiamo. Facciamo turbine su sta cosa magica. Più che altro non vorrei che attivando il tutto poi questo glitch non funzioni più. Oh, mal che vada, ci siamo divertiti lo stesso. Ecco appunto. La madonna, Super Saiyan. Allora dammi un secondo che voglio vedere dove arriviamo di qua. Ah, era la stessa. Sono scemo io. Non avevo visto che c'era la doppia scala. La madonna, quanto è grossa sta roba. È immensa. Ok, però siamo ritornati qui. Facciamo le cose con la dovuta calma. Ecco qua. Di nuovo, turbiniamo. Ok, quello si è attivato, quindi quello ci dovrebbe in teoria portare dove c'è questa cesta, giusto? Ah, vuoi vedere che questa cesta c'è la nostra nuova pietra psicoenergetica e vediamo se ci va di culo. Anzi, vediamo quanto facciamo da solo. Ok, c'è già andato di culo che ha fatto il mega attacco su Nemu. Gesù, dovremmo fare all'incirca sui 500 di attacco. Non ci ho mancato di molto. Abbiamo rotto il gioco? Sì, ma anche questa è questa serie. Dobbiamo fare le cose in questo modo. Io vi insegno questi trucchi e voi li utilizzate. Bravi gente, spacchiamo tutti i boss da qui fino ai prossimi, boh, 5 livelli. E in teoria questa dovrebbe essere una pietra psicoenergetica. No, è una fiala. Tutto questo per una fiala. Ok, quindi dove dobbiamo andare e cosa dobbiamo fare ora? Tac, ecco qua. Qual è il nostro scopo ora? Ancora, Dio mio. Ho capito che ti stanno sul cazzo gli emu, però credo che ora che abbiamo attivato il tutto possiamo proseguire per le varie zone. Ma mi sa che sto missando qualcosa. Non vorrei che avendo fatto tutto quel glitch abbiamo distrutto il gioco. In teoria ora che abbiamo attivato entrambi tutte quante le bocche dovrebbe essere esatto attive. Allora, eccoci qua. Vediamo cosa c'è qua dentro. Allora, ah, questa si sposta. Ormai, ma proprio è diventato uno scherzo andare avanti sto gioco. 159 di attacco. Beh, in realtà, vabbè, scala col nostro di attacco, ovviamente. È Megiddo che fa una sbrega di danno. Allora, calmi un attimo. Noi se lo mettiamo qui in cima arriviamo a quella cesta. Dobbiamo vedere se lo mettiamo in questi altri pezzi dove arriviamo, perché non vorrei mai che in realtà cadiamo di sotto. Eccoci qua. Una tiara della visione.
aumenta vento. Beh, non sarebbe stato male, però. Forza del vento e difesa 21. Allora, la corona lì è buona, certo. Certo, lei non è la prima a dover aumentare l'attacco, Però schifo non le fa. Vediamo se la diamo a lei. 137. Vabbè, noi non contiamo in questa categoria al momento. 126, Vabbè, gliela lascio a lei la corona per il momento. E la tiara la diamo a Jenna. Vediamo adesso dove possiamo proseguire. Allora, con questa zona qui, quindi all'incirca 3 o 4 verso l'alto, o anche qui. No, in realtà forse qua no, perché sbatte. Quindi già da qui in poi possiamo ritornare e proseguire. Madonna mia, ormai non ha più senso neanche veramente dividere chi attacca chi. Cioè, avessimo fatto Bricks adesso, lo devastavamo in due turni, secondo me. Forse tre, dai. Ti concedo tre turni. Quindi all'incirca dovrò spostarlo qua, credo, spero. Mal che vada lo sposto di uno più in alto. Meglio non rischiare, no? Qua dovrebbe andare bene, dai. Ah, spero di averlo preso al volo. No, sai che forse devo scendere di ancora uno. Ah no, perfetto. Al pelo. Potevamo farcene ancora uno in alto. D'accordo, quindi shortcuttone. Tra l'altro abbiamo ancora la stele da andare a prendere. Dobbiamo spostare quello. Dovrebbe essere nella parte rossa, però. Tra l'altro, scusa un attimo, fammi fare un controllo. Scusa, noi adesso abbiamo un'arma molto forte. Abbiamo 300 passi d'attacco. Proviamo a fare un attimo rovi e vediamo quanto facciamo. Sempre 48, ok. Quindi a livello di attacco fisico non importa quanto tu aumenti. Se la magia è debole a prescindere, punto. Anzi, facciamo così. Guarda! Cioè, non importa effettivamente quanto una statistica venga aumentata dalla determinata arma, equipaggiamento o qualunque altra cosa sia. Se è debole, punto. Spostiamo questo. Ecco, e via. Che tra l'altro, questa è una cosa, un filo che non mi è mai piaciuta, nel senso, ci sta che sono io il primo in qualsiasi gioco che una volta che hai una magia più forte usa quella, difficilmente torna indietro su una più debole. Però in questo caso Taglio sarà comunque in teoria più forte di Rovi, perché è un attacco singolo che colpisce fisicamente anche in teoria. Però la cosa che non mi è mai piaciuta è che effettivamente un attacco nuovo sarà sempre, per sempre, più forte di uno più vecchio, e quelli vecchi li utilizzerai praticamente mai. Madonna mia, basta con sto Megiddo. Ne stiamo abusando, Ho capito, però. Va bene tutto. Allora, saliamo sulla corda. Ah, sai che mi sa che stiamo andando di nuovo nella parte rossa qui. Stiamo ritornando. Aspetta, questa, esatto, era la prospettiva che era un po' dubbia. Vediamo, qui dov'è che andiamo? Di qua mi sa che torniamo di sotto. Ok, siamo al livello 4. Che in tutto questo io sto proseguendo, ma nel concreto non so dove. Nel concreto non so dove stiamo finendo. Ovviamente ci sta a non sapere dove finisci in una zona appunto nuova. Madonna, che soddisfazione però avere già quelle spade. Da bambino un trucco del genere mi avrebbe fatto incredibile. Ancora adesso sicuramente ti lascia stupefatto, per carità. Però da bambino una roba del genere sicuramente ti avrebbe dato un... È come quando scopri per la prima volta, ok, è sopra, come ottenere le vite infinite nei giochi di Super Mario. Infinite, poi devi rimanere lì, magari perderci un attimo di tempo, però ottieni un sacco di vite in pochissimo tempo, che tu devi saltare continuamente sul guscio e... Queste sono quelle scoperte che purtroppo probabilmente al tempo o uno l'ha scoperta totalmente per puro caso e la leggenda si è tramandata, oppure si scoprono con gente che studia il gioco fino al suo codice per scoprire come incastrare le varie cose. Non sto dicendo che sia una cosa brutta, anzi mi piace che queste cose si scoprino col tempo. Che tra l'altro quella cesta lì mi sa che la otterremo dopo, continuando a risalire, immagino, vero? Ok, corri, 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 corri. No, non ce la faremo mai.
Un po' più indietro no, quindi dobbiamo andare da questa parte, immagino. Ok, cesta. Mi aspettavo un Mimic. Dunque, questo lo spostiamo. Quante fiale abbiamo? Giusto per sapere, visto che le ho vendute. Due. Eccoci qua, si scende sempre più in profondità. E usciamo da che parte? Da questa parte, ok. Questa era quella zona irraggiungibile prima. E quando mai? Wow, uno di danno, magistrale. Bravo, Emu. Tsutiapsi. Che poi 159 non è neanche chissà quanto di danno. È un attacco base di un personaggio a livello 16, però, Allora, aspetta, esatto. Non volevo. Volevo vedere se c'era qualcosa prima di farmi trasportare via. Ok, di qua immagino si torni indietro. Quindi noi adesso proseguiamo dalla parte rossa. Ci siamo, dai. Siamo vicini alla fine, forse. E via. Ah, era una porta. Mistico. Oh, scompaiono, Eccoci però arrivati. Qui, dove la lastra giace sepolta. Felix esamina la stele. Strani caratteri sono incisi su di essa. Tu che hai la forza del vento, posa le tue mani su questa pietra. Ti conferiamo il potere di vedere la verità nuda. Credete che dovrei toccarla io? Certo, ovvio. Va bene, lo faccio. Sara, tocca la stele. E gli si aprono gli occhi proprio. Maroni! Sara apprende rivelazione. Allora, dammi un secondo, giusto per capirci. Rivelazione, se ora noi la usiamo. Ok, qua non si può tornare indietro. Ovviamente rivelazione. Ora ce la teniamo. Dobbiamo vedere in ogni singolo pezzo che abbiamo lasciato indietro. Che cosa abbiamo lasciato indietro. Allora, fermi un attimo, fammi andare anche dall'altro lato prima. E con questo io ora ritornerei fino alle prime città. So che purtroppo mi allungherebbe di un sacco il giro, ma vabbè, me lo faccio per me. E vorrei vedere se abbiamo lasciato effettivamente indietro qualcosa. E ad esempio un cristallo psi, vabbè. È come il primo gioco, non ne userò mai uno, sicuro. Dunque, possiamo proseguire. O meglio, tornare indietro forse, non lo so. Comunque credo che abbiamo finito qui. Letteralmente, credo non ci sia nient'altro da fare se non andare a provare a prendere quella stele che abbiamo lasciato indietro. Proviamo a fare il giro all'inverso. Questa volta usiamo ritirata senza nessun doppio fine. Ritorniamo qui, quindi. Proviamo a rifarci un attimo la scalata dall'alto verso il basso per vedere come prendere quella lastra che abbiamo lasciato indietro. Ok, in teoria la lastra si trova qua sopra. Noi però ci serve riuscire a spostare. Ah, aspetta, vuoi vedere che forse questo lo dobbiamo portare da quell'altro lato, di qua, forse con una folata di vento. La vedo difficile, però se non proviamo non sappiamo. Proviamoci, aspetta. Tac, vediamo. Eh sì, perché lì c'è quella pietra del vento che avevamo visto, esatto, che non siamo riusciti a raggiungere l'altra volta. Ora che abbiamo questo però possiamo farlo. Perfetto. E ora, tac, e via. Turbine. Beh, non è propriamente una scienza esatta, ma vabbè. Chi sono io per giudicare? Non credo abbiamo missato nient'altro qui. Credo, Però meglio esserne sicuri, in teoria. E con questo, una nuova lastra si unisce a noi. Che poi io l'altra volta, la lastra che abbiamo ottenuto, l'ho chiamata Megera. Ma è Megara. Sono un idiota io. Abbiamo ottenuto Flora. Due di Giove e uno di Venere. Perfetto. Direi di provarlo subito, no? Due di Giove e uno di Venere. Dai, su, su, su. Qualcuno che viene a combattermi. Dai, non siete timidi, dai. Ho solo una delle spade più forti del gioco e una nuova evocazione. Che sarà mai? Eccoti qua. Allora, evocazione. Flora. No, in realtà è Megera davvero. Ma in inglese è Megara. Credo abbiano sbagliato la traduzione. Dea dei fiori cavalca il vento. Oh, che carino, è una fatina in pratica.
che lancia proiettili floreali. Beh dai, ci sta. Bel colpo, bravo. Perfetto, visto che non mi sembra di aver lasciato niente indietro, usciamo.